Avellino torna piano piano a riappropriarsi della sua piazza. Oggi pomeriggio nel tratto davanti Palazzo Vescovile ha riaperto al traffico Piazza Libertà. Una boccata di ossigeno per gli automobilisti colti per la verità un po' di sorpresa. Arrivando da via Trinità le macchine ora possono svoltare sia su via Nappi che in direzione di Piazza del Popolo. Un primo passo verso la riapertura totale che però non arriverà prima di febbraio-marzo 2016. Contenti, tutto sommato, gli avellinesi. Hanno fatto una cosa ottima, quindi va tutto bene. Ma la piazza non è male, forse un po' di verde in più sarebbe stata meglio. Ma... E man mano che il cantiere va avanti fanno bene insomma ad aprire le strade, così la gente ha meno a che lamentarsi. È stata una cosa positiva, così si svolge meglio il traffico, non ci saranno sicuramente altri problemi. Questa è una zona che riprende vita. E quindi vivifica la città, perché era una zona che era stata completamente quasi abbandonata in effetti. Sono residente, finalmente sta riaprendo Piazza Libertà, sicuramente ci aspettiamo qualcosa in meglio per Avellino. Sinceramente sono molto contento ed entusiastico di quello che stanno facendo. Sebbene abbiamo tolto tutti questi alberi, si vede che ha un look più moderno, così possiamo dire. Essere liberati è positivo, sì. Speriamo che ci liberino totalmente.